Buongiorno a tutti, oggi prepariamo insieme lo sformato di patate, andiamo a vedere insieme come si prepara. Per prima cosa andiamo a lessare le patate con il cestello, un bicchiere d'acqua e andiamo a chiudere con un ciaco quick. Una volta cotte le patate le andiamo a schiacciare. Una volta schiacciate le patate ci andiamo ad aggiungere del parmigiano, del sale, del pepe, un goccino di latte e, se gradite, anche uno o due uova e impastare molto bene. Andiamo a foderare l'unità di cottura da 24 cm bassa con della carta forno e ci inseriamo metà dell'impasto che abbiamo preparato in questo modo qua e lo andiamo a stendere bene su tutta la superficie, aiutandoci anche con le mani. Il risultato finale, ecco, è questo del primo strato. Ci andiamo ad aggiungere del prosciutto cotto. Io ho del prosciutto cotto alla brace, okay, fino a coprire tutta la superficie. E poi aggiungiamo sopra della mozzarella. Aggiungiamo anche del parmigiano e coprire con l'altra parte dell'impasto restante. A questo punto aggiungiamo un po' di pan grattato e ancora un tantino di parmigiano. Bene, andiamo in cottura, quindi a questo punto possiamo accendere il fornello sotto e mettere Navigenio capovolto sopra in modalità forno. Okay. Lo accendiamo a 1 per un tempo di 15 minuti. Modalità forno. Al termine andremo a gratinare con un calore più alto. Al termine dei 15 minuti l'autoterma suona, andiamo a spegnere la fiamma sotto e andiamo ad impostare questa volta Navigenio a modalità gratinatura per un tempo di 5 minuti, sempre in modalità forno. A tra poco. Ecco il risultato finale. Sformato di patate con Navigenio AMC.